vernissage della mostra Rosso Tango, una ideazione e una creatura di Simona Giorgi. Due realtà, quella del tango e quella della pittura, che vanno a braccetto, una simbiosi vincente. Parliamo di questo legame profondo, almeno che tu avverti, tra musica e pittura. Beh, il tango non è soltanto un'espressione musicale, ma è un genere artistico che coinvolge tutto, coinvolge la persona, è poesia, è movimento, espressività del corpo e della mente. Ed è in virtù di questo che dipingere il tango significa non semplicemente dipingere dei corpi umani, ma dipingere tutto, tradurre, raccontare tutto ciò che c'è dietro la figura umana. Nella pittura la estrinsecazione di quel quid di intrinseco che appunto il tango sa regalare, sa far provare in chi lo pratica. Beh, c'è la mia amica Maddalena Orlando che questa sera mi presenterà, giornalista e ballerina lei stessa. Dice: Simona, il tuo tango non è il tango che si balla nelle milonghe, il tuo è un tango immaginato, il tango come noi donne soprattutto vorremmo che fosse un po' nella vita, sono quei tre famosi minuti di passione in cui si racconta la vita, si racconta la morte, gli abbandoni, le fughe, le speranze e tantissime cose. Rosso tango con un colore dominante, il rosso appunto, e il leitmotiv è la nota continua e costante presente nei tuoi dipinti. Sì, perché il rosso intanto mi piace, è un colore che mi piace, quindi è il colore del tango per antonomasia, ma è un colore che racconta la passione. Io penso che nella vita sia importante avere passione, non intendo soltanto la passione amorosa, passione per la vita stessa, per quello che si fa, anche per i propri amici, per il proprio lavoro. Sai, in una civiltà così, come viene definita, liquida, no? Dove prevale il vorrei ma non posso, dove tutto è virtuale, vivere con autenticità delle cose è importante. E il rosso traduce in colore, in pittura, questa mia esigenza. La passione appunto per la pittura e per il tango. Complimenti. Grazie.